Uno dei luoghi più ricchi di storie suggestivi di Milano, la cripta del Santo Sepolcro, riaperto un anno e mezzo fa dopo 50 anni, incontra le opere di Bill Viola, tra i più importanti e riconosciuti esponenti dell'arte contemporanea, in una mostra organizzata da Milano Card, promossa dalla veneranda Biblioteca Ambrosiana, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano come partner istituzionale. Edoardo Filippo Scarpellini, amministratore unico del gruppo Milano Card, che ha in gestione la cripta. Affrontano i temi della vita, della morte e delle emozioni generiche, le emozioni che tutti noi, ognuno può provare, le emozioni che ognuno ce l'ha diverso ovviamente dagli altri, e dialogano appunto con questo spazio che a sua volta parla di vita, di morte, di emozioni, di gioie, di dolori, parla di vita. Il percorso espositivo inizia con The Quintet of the Silent, in cui cinque uomini in piedi sono attraversati da emozioni intense. La loro espressione da indifferente cambia fino ad un livello estremo, per poi calare, lasciandoli esausti dopo più di 16 minuti. The Return riflette sul passare del tempo e la trasformazione interiore attraverso una donna che attraversa una cascata, la soglia tra la vita e la morte. Earth Martyr presenta un uomo sepolto in un cono di terra che sale e libera il suo corpo. Lo spettatore è chiamato a diventare parte delle installazioni. Io devo veramente ringraziare anzitutto decine di migliaia di persone, soprattutto di milanesi, insomma chi vive nell'area della Grande Milano, che è venuta a visitare la cripta di San Sepolcro. A breve arriveremo a 50.000 visitatori e questo veramente vuol dire che l'offerta culturale, se probabilmente posta nella maniera corretta, può scaldare ancora gli animi. Bill Viola ha accolto con entusiasmo la proposta di realizzare una mostra in questo contesto. L'idea è nata a luglio ed è stata realizzata in pochi mesi. La cripta del Santo Sepolcro di Milano è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 22. I sabati ci sono delle visite notturne in collaborazione con Neiade. La mostra è aperta sino al 28 gennaio 2018.